Il Codacons chiede lo scioglimento della Camera di Commercio del Sud-Est che a distanza di un anno dalla sua formazione non ha ancora deliberato lo statuto, inviata a diffida al Mise e alla Regione Siciliana. Il ministro dell'istruzione avrebbe inviato degli ispettori nelle scuole paritarie segnalate dalle organizzazioni sindacali che avrebbero rilasciato titoli di studio e di servizio falsi. Il caso è scoppiato dopo l'azione delle Fiamme Gialle di Ragusa in una scuola di Ispica. Non vogliono il trasferimento dei loro bambini in altre due sezioni della centrale Rodari di Ragusa. Sono i genitori dell'istituto della scuola dell'infanzia Walt Disney a protestare. Intanto arriva la replica dell'assessore Giovanni Iacono. Paolo Brosio, giornalista e scrittore, ha fatto tappa ieri pomeriggio a Modica per portare la sua testimonianza di fede dopo la conversione, prima all'oratorio San Domenico Savio e poi al Duomo di San Giorgio per presentare il suo libro. Buon pomeriggio e bentrovati al nostro consueto appuntamento con l'informazione di MTG. Camera di Commercio del Sud-Est non dispone di nessun statuto in piena violazione della normativa vigente. Per questo motivo il Codacons Sicilia, che ha una rappresentanza proprio all'interno della Camera di Commercio, ne chiede lo scioglimento. I dettagli nel servizio. Scioglimento della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale per violazione delle norme vigenti. A chiederlo è il Codacons Sicilia, che proprio della Camera di Commercio è una parte rappresentante. Il Codacons sottolinea che la Camera, pur essendo stata istituita con formali delibere nel 2015 e organi politico-amministrativi insediati il 4 settembre 2017, ad oggi non dispone di alcuno statuto in piena violazione della norma vigente. Ed è per questo che è stata inviata una diffida proprio da parte dell'associazione, in cui si evidenzia la parte della legge che sottolinea che se una Camera di Commercio non ha uno statuto, questa non può sussistere. Inoltre, evidenziato sempre dal Codacons, si sta impedendo il regolare funzionamento dell'ente e dei suoi organi, non essendoci una fonte che disciplini in modo dettagliato attribuzioni e competenze, con il rischio che alcuni organi potrebbero invadere e arrogarsi competenze e funzioni proprie di altri o rimanere in e non esercitare, come spiegano appunto dal Codacons. Per questo l'Associazione dei Consumatori ha deciso di diffidare il Mise e la Regione Siciliana a disporre, ai sensi dell'articolo 5 della legge 580 del 1993, lo scioglimento del Consiglio della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa e la Sicilia orientale, ricorrendo alle ipotesi normativamente previste delle gravi e persistenti violazioni di legge. Il legale di Giuseppe Panascia, il 73enne ragusano accusato di aver volontariamente ucciso l'ex moglie Maria Zarba, presenterà ricorso al riesame lunedì per chiedere un'alternativa e meno restrittiva misura cautelare, arresti domiciliari o rimessione in libertà. L'avvocato aveva presentato istanza al GIP Ivano Infarinato, che è stata rigettata confermando la custodia in carcere. Il delitto si è consumato l'11 ottobre scorso nell'abitazione della vittima in via Giambattista Odierna. Il corpo è ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria per arti accertamenti. L'autopsia è stata già eseguita dal medico legale Giuseppe Iuvara. Prossima settimana la salma potrebbe essere consegnata alla famiglia. Operazione Diplomat. Il MIUR avrebbe avviato un programma di ispezioni nelle scuole paritarie coinvolte nelle indagini della Guardia di Finanza partite da Ispica per aver rilasciato diplomi falsi. Gli istituti paritari intanto continueranno a operare sino a quando la Regione non deciderà di revocare loro la parità scolastica. Gli istituti paritari coinvolti nelle indagini della Guardia di Finanza Diplomat continueranno però a operare sino a quando la Regione non deciderà di revocare loro la parità scolastica. Adesso il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Marco Bussetti, avrebbe inviato un programma di ispezioni nelle scuole paritarie segnalate dalle organizzazioni sindacali che avrebbero rilasciato titoli di studio e di servizio falsi utilizzati per le graduatorie di istituto di assistente tecnico e di assistente amministrativo. E quanto
quanto si apprende dall'ANSA, confermato anche dalle fiamme gialle che seguono le indagini. Secondo la Guardia di Finanza sono diplomifici a tutti gli effetti, 4 le scuole paritarie che vendevano diplomi: l'Istituto Pirandello di Licata, il Pirandello di Canicattì, l'Alessandro Volta di Canicattì, tutti nell'Agrigentino, e l'Istituto San Marco di Acireale nel Catanese. Le indagini dell'operazione Diplomat, che ha portato a 110 indagati al sequestro di 400.000 euro in contanti, nasce a Ispica, dove era stato disposto il sequestro preventivo d'urgenza di 22 diplomi di scuola media superiore che sarebbero stati conseguiti irregolarmente nell'anno scolastico 2014-2015. Il meccanismo era ben collaudato: registri delle presenze fasulle, compiti e interrogazioni mai svolte, però i voti erano stati registrati, compiti forniti ai maturandi già svolti e domande degli orari concordate in precedenza. Il GUP di Catania ha rinviato a giudizio 10 persone nell'ambito dell'inchiesta Black Job su indagini della Guardia di Finanza per presunti casi di corruzione dell'Ispettorato del Lavoro. Tra gli imputati l'ex deputato regionale dei centristi Marco Forzese, il direttore dell'ufficio territoriale del lavoro di Catania Domenico Amic, la responsabile dell'ufficio legale Maria Rosa Trovato e l'ex consigliere comunale di Forza Italia Antonino Nicotra, quest'ultimo accusato di abuso d'ufficio. Ufficio, prima udienza il 10 gennaio 2019. Secondo l'accusa, all'UTL di Catania scomparivano fascicoli, si annullavano richieste di sanzioni o fatte rateizzazioni al minimo in cambio di non soldi ma di favori, voti dagli imprenditori aiutati e un soccorso politico alla regione per ottenere promozioni o assunzioni in strutture pubbliche. E ci spostiamo adesso a Ragusa, dove i genitori di alcuni alunni della scuola dell'infanzia Walt Disney protestano perché non vogliono che i propri figli vengano trasferiti 2 sezioni alla centrale della Rodari. Lo spostamento era stato annunciato a causa di alcuni lavori di riparazione del soffitto, da cui si verificavano infiltrazioni d'acqua. Per l'assessore, dall'assessore alla pubblica istruzione Iacono del comune di Ragusa arrivano delle rassicurazioni. I genitori dei bambini che frequentano la scuola comunale dell'infanzia Walt Disney in via Aldo Moro a Ragusa non vogliono che le 2 sezioni vengano trasferite nella sede centrale della Rodari. Si tratta di circa 35 bambini. I lavori per sistemare il tetto in un'ala dell'edificio dove si verificano infiltrazioni d'acqua, secondo loro, possono essere eseguiti senza effettuare il trasloco. Che venga transennata la metà d'ala a rischio di spostare i bambini nell'ala che è possibile accomodarci, e intanto faranno i lavori, perché il nostro problema, la nostra preoccupazione è che spostandoci di plesso questo verrà chiuso a data da definirsi, perché il Comune ci ha assicurato che non ci sono fondi per poter fare questo tipo di lavori. Un trasferimento che provocherebbe, a detta dei familiari dei bambini, notevoli disagi. Perché là c'è molta confusione, qua è molto più aperto anche per posteggiare. E poi i bambini non hanno i giochi fuori e qua è molto più spazioso. I bambini già si trovano bene qua con la struttura, già si sono ambientati con la scuola, perciò spostarlo da un'altra parte, conoscere altri amighetti, insomma, qua c'è l'aperto, ci sono le ricreazioni fuori, si può, avendo 2 classi, i maestri possono intervenire in un certo modo. Invece, se si trasferisce i bambini da un'altra parte con 5 sezioni, già viene una cosa molto più complessa. L'assessore alla pubblica istruzione Gianni Iacono comunque si dice aperto a trovare una soluzione per evitare il trasferimento deciso dal dirigente scolastico. Lunedì comunque si terrà un incontro per decidere il da farsi. Si può trovare una soluzione che non comporti lo spostamento delle 2 sezioni? Ma penso di sì, però bisogna farlo chiaramente in accordo soprattutto con la dirigente. Una cosa certa è che per quanto riguarda il Comune, per quanto compete al Comune, che noi diciamo anche quest'altra ala risolveremo il problema per quanto riguarda le infiltrazioni d'acqua. Poi chiaramente ciò che preme a tutti, a cominciare dai genitori, ma tutti in assoluto, è quello che chiaramente le condizioni di qualsiasi istituto debbono essere condizioni di sicurezza.
Secondo una prima stima, ammontano a diverse centinaia di milioni di euro i danni del nubifragio che si è abbattuto tra giovedì e venerdì in diversi territori del catanese e del siracusano. Il governatore Nello Musumeci ha garantito ai cittadini: non vi lasceremo soli. È in ginocchio la zona del Calatino dopo la violenta alluvione che si è abbattuta nella notte tra giovedì e venerdì. Ingenti danni, così come ha sottolineato anche l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone, che proprio in rappresentanza del governo regionale ieri si è recato nelle zone più colpite. L'assessore ha fatto visita ai centri di Palagonia e Ramacca, accompagnato dagli amministratori locali, per una prima verifica sul campo dei danni e per concordare i primi interventi a sostegno delle comunità. È già allo studio del governo Musumeci la dichiarazione dello stato di emergenza, ma anche per dare sostegno al comparto agricolo dello stato di calamità. Le comunità locali infatti sono state messe in ginocchio da precipitazioni record. I danni sono stati causati anche dall'esondazione di ben 4 fiumi. Ciò ha creato cedimenti, smottamenti e allagamenti di intere colture. Più di 300 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco, soprattutto per salvare persone rimaste bloccate nelle vetture piuttosto che nelle proprie abitazioni. Oltre ai vigili del fuoco, al lavoro anche carabinieri, militari dell'esercito, personale della protezione civile e volontari. Da ieri inoltre si è proceduto anche alla verifica degli edifici pubblici. Per questo in molti paesi del Calatino le scuole sono rimaste chiuse anche oggi. Anche il comparto agricolo è in ginocchio. Centinaia di milioni di danni registrati, così come evidenziato da SCIA e Coldiretti. Non va meglio a Lentini nel siracusano, così come danni ingenti si sono registrati a Ferla, Buccheri e Cassaro. Stiamo seguendo costantemente attraverso la protezione civile, ha detto il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, che si è subito attivato, l'evoluzione della situazione nelle province di Enna, Catania e Siracusa. Non appena saremo in possesso delle relazioni conclusive, predisporremo ogni intervento finalizzato alla richiesta al governo centrale della dichiarazione dello stato di emergenza. Nel frattempo voglio esprimere la vicinanza e la solidarietà del governo regionale alle popolazioni che stanno vivendo una condizione di eccezionale disagio, conclude il governatore siciliano. L'Etna sta scivolando, ma non c'è nessun pericolo, lo ribadisce uno degli esperti che ha seguito la ricerca pubblicata su una rivista tedesca e che studia proprio i fenomeni legati al nostro vulcano. L'esperto aggiunge che abbiamo effettuato delle misurazioni su quanto accade, ma le popolazioni non corrono alcun rischio. A distanza di qualche giorno dalla pubblicazione dei risultati della ricerca relativa all'Etna e al suo lento scivolamento verso il mare, intervengono nuovamente i tre esperti dell'INGV di Catania, che ci tengono a precisare alcune cose che partono da un presupposto: non bisogna creare nessun allarmismo. Il crollo dell'intero versante dell'Etna e il conseguente tsunami, come qualcuno ha ipotizzato, è uno scenario da considerarsi come evento estremo e in quanto tale altamente improbabile. Ciò che si è ottenuto invece è un importante risultato scientifico, come sottolinea anche il vulcanologo Alessandro Bonforte. Questa cosa non è né ovvia né banale, non è banale per una questione anche di rispetto verso l'enorme lavoro e sforzo fatto, perché mettere della strumentazione sott'acqua è estremamente difficile, impegnativo, costoso, perché a 1000 metri di profondità capite bene che non è così facile, la strumentazione non è così semplice, e non è ovvio neanche quello che abbiamo scoperto, cioè il movimento di 2 cm l'anno anche a 1000 metri di profondità e a oltre 10 km dalla costa. Non è ovvio perché, come abbiamo spiegato nel blog, c'è un dibattito in corso su questo scivolamento, lo misuriamo, ormai è acclarato fuori dall'acqua, ma nessuno sapeva fino a che punto si estendesse oltre la linea di costa. Chi diceva che fosse superficiale, chi estremamente profondo, con tutte le vie di mezzo possibili. Queste misure non sono ovvie, non sono banali, perché ci danno un punto fermo e si passa dalle ipotesi al dato, alla prova che almeno fino a quel punto il movimento del fianco orientale continua con la velocità che abbiamo misurato a terra, quindi non c'è un collasso catastrofico. Il termine collapse, che è stato usato nel titolo, è inteso come dinamica, collapse inteso come cedimento del fianco del vulcano su se stesso.
E adesso la cronaca: ha trovato in possesso di 5 kg di droga nella propria abitazione insieme ad altro materiale per il confezionamento. Un 37enne di Comiso è stato arrestato alle prime luci dell'alba dai carabinieri della Compagnia di Vittoria e adesso si trova in carcere. I dettagli. Aveva costruito nella sua casa un vero e proprio essiccatoio sfruttando il calore emesso da una stufa elettrica e un ventilatore. Un 37enne di Comiso arrestato dai carabinieri della Compagnia di Vittoria insieme al personale dello squadrone eliportato Cacciatori Sicilia e ai colleghi del nucleo cinofili di Nicolosi perché è trovato con 5 kg di marijuana. L'operazione è scattata alle prime luci dell'alba di oggi, ha visto setacciati i territori di Comiso e Acate, servizio finalizzato alla ricerca di armi e droga. Si tratta della prosecuzione dell'attività info-investigativa che ha portato domenica scorsa all'arresto in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti di un 35enne tunisino nella villa comunale di Comiso. Il 37enne finito in manette questa mattina deve rispondere di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella sua casa, come detto, è stata rinvenuta una stanza adibita a deposito di 5 kg di marijuana essiccata, oltre al rinvenimento di 3 bilancini di precisione e di vario materiale usato per il confezionamento. Il tutto è stato sequestrato. Il comando provinciale di Ragusa sta svolgendo ulteriori approfondimenti investigativi per capire dove l'uomo si sia approvvigionato dello stupefacente. L'arrestato, espletato le formalità di rito, è stato associato alla casa circondariale di Ragusa su disposizione del sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Ragusa, Sodani. Sempre nell'ambito dei controlli, i carabinieri ad Acate hanno rinvenuto nell'incavo di un muretto a secco 8 involucri di alluminio contenenti 10 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e 2 pasticche di farmaco opioide del tipo tramadol. La polizia di Stato del commissariato di Comiso ha arrestato 2 rumeni, un uomo e una donna, residenti a Lentini, per tentato furto aggravato in concorso presso un esercizio commerciale di Comiso. Erano stati trovati con addosso alcuni generi alimentari occultati, oltre a 278 euro in contanti. I due sono a disposizione del sostituto procuratore Andrea Sodani e sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. E cambiamo argomento, parliamo dei diritti e dei doveri dell'operatore sociosanitario che incontrano i diritti del paziente. Questo è il tema dell'incontro che si è svolto questa mattina a Comiso per fare il punto su una figura professionale che deve essere rivalutata vista anche l'importanza che riveste nel rapporto instaurato con il cosiddetto paziente fragile. Il servizio. Precari da una vita sono gli operatori sociosanitari in provincia di Ragusa, precarietà che oggi non è né giustificata né giustificabile. Per fare il punto su quella che è una figura professionale che deve essere maggiormente rivalutata e considerata, vista anche l'importanza del rapporto che si instaura con il paziente fragile, è stato promosso un convegno nella sala Pietro Palazzo a Comiso sul tema «I diritti e i doveri dell'operatore sociosanitario incontrano i diritti del paziente fragile», organizzato dal Movimento Difesa del Cittadino di Ragusa in collaborazione con la UIL FPL e la Cooperativa Sociale Mare Nostrum. Noi medici, in comune accordo e in comune raccordo con gli OSS, possiamo essere il contenitore giusto per erogare servizi a tutti quei malati che, ad esempio, in situazioni disperate non sono più autosufficienti. Quindi la figura dell'OSS va rivalutata, va considerata, gli va data la giusta importanza, ma soprattutto in un territorio come questo, dove è stato fatto un gran lavoro, va stabilizzata. Stiamo attendendo il diritto di essere stabilizzati al nostro lavoro dopo 16 anni di servizio e siamo pronti a dare il nostro dovere di un servizio e soprattutto il dovere di credere che ancora nel nostro territorio di Ragusa ci sia la possibilità di
di avere un contratto a tempo indeterminato. Oggi ci trovate qua perché accanto alle difese dei diritti del paziente fragile, per noi a questo punto diventa importantissimo anche pensare che queste persone, che sono di fondamentale importanza anche a livello di supporto psicologico all'interno di reparti, immagino la lunga degenza, soprattutto gli RSA, ma anche reparti ospedalieri, possano trovare finalmente un loro giusto riconoscimento, un corretto riconoscimento, se penso che è dal 2006 che sono dei precari, che si alternano di 4 mesi in 4 mesi, che a volte non vengono chiamati per 6, 7 mesi, 8 mesi. È pazzesco. E allora noi oggi ci siamo sentiti in dovere di prendere anche le loro parti. E torniamo nel capoluogo ibleo, da cui parte la richiesta di alcuni residenti che denunciano la presenza di topi nelle zone alte della città e chiedono al sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì interventi di derattizzazione. I topi ci sono in giro, me l'hanno detto parecchie persone. La presenza di topi in molti quartieri e nelle zone periferiche di Ragusa viene segnalata da diversi cittadini anche attraverso i social network. Sporcizie, sterpaglie e sacchetti della spazzatura abbandonati diventano ricettacolo per questi indesiderati ospiti. Il mio Carducci, una volta l'ho visto un topo, però è cosa strana, perché se lo vedo lo ammazzo. Il primo l'ho ammazzato, spero di ammazzare anche il secondo. Con tutte queste sporcizie che c'è state in giro, speriamo ancora che si sistemi questo fatto delle cose. Che cosa vuole? La gente ancora lascia i sacchetti. Allora, che cosa succede? Che il topo deve mangiare. Non è che dobbiamo aspettare che dobbiamo vedere i topi. Si deve fare prevenzione. Per arginare il fenomeno e il conseguente rischio igienico-sanitario è necessario un intervento di derattizzazione per eradicare la popolazione urbana dei ratti. Il giornalista e scrittore Paolo Brosio in visita ieri a Modica in occasione di un evento a cura dell'ADMA, l'associazione di Maria Ausiliatrice. In serata Paolo Brosio ha portato la propria testimonianza di fede dopo la conversione. Noi l'abbiamo incontrato ieri pomeriggio all'oratorio San Domenico Savio, luogo al quale ha dichiarato di essere legato in nome dei suoi ricordi d'infanzia. Dopo aver attraversato un periodo di smarrimento a seguito di alcuni eventi negativi personali, nonostante fosse al culmine del successo professionale, Paolo Brosio, giornalista e scrittore di successo, dichiara di aver ritrovato se stesso grazie alla fede cattolica e ne ha parlato senza indugio né imbarazzi alle nostre telecamere ieri in occasione della sua visita a Modica. Noi l'abbiamo incontrato all'oratorio San Domenico Savio, luogo al quale ha dichiarato di sentirsi legato in nome dei suoi ricordi da bambino. Il paese di origine della mia famiglia è Cinaglio, che è a 4 km dai Becchi. I Becchi è Castelnuovo Don Bosco, dove c'è la casa di mamma Margherita, la mamma di Don Bosco. Per quanto riguarda Papa Francesco, invece diceva che era stato, sembrava quasi un po' scettico su Medjugorje. Invece sì, questo libro no, potrebbe... Io credo che questo libro, gli ho mandato una documentazione dei servizi segreti jugoslavi, della UDBA e del KGB, dove ho scoperto, facendo traduzioni in tutta la Bosnia, si spiegava cos'è successo a Medjugorje. Cioè Medjugorje è un posto dove milioni di persone cambiano vita e pregano. Com'è possibile che il vescovo attacchi i veggenti, attacchi i frati? Dopo un anno che è uscito il mio libro, il Papa ha mandato un altro vescovo a Medjugorje. Questo è un miracolo che la Madonna mi ha consentito di contribuire a realizzare. Ma perché Dio mi ha spinto con la conversione, mi ha preso per un orecchio da dove ero precipitato in un baratro e oggi, grazie a tutta la capacità che lui mi aveva concesso di saper parlare, scrivere, di aver fatto televisione, eccetera, eccetera, la metto a servizio della verità per Dio. E la sua visita, culminata con un incontro testimonianza in serata con la presentazione del suo libro Il Papa e Medjugorje, si inserisce nell'ambito di un evento a cura dell'associazione ADMA. L'associazione di Maria Ausiliatrice nasce come segno di gratitudine verso la Madonna per tutta l'opera di famiglia salesiana che Don Bosco ha realizzato nel mondo. Cosa ha chiesto Paolo Brosi appena arrivato? Ci ha chiesto di andarlo a prendere di mattina perché doveva vedere la Santa Messa e poi accostarsi al Santo Rosario.
E lui è contento perché appunto lui opera per la Madonna e quindi tutta la sua vita è dedicata a Maria, per cui sì, è molto contento di incontrare i ragazzi. Celebrata anche a Ragusa la giornata contro la tratta degli esseri umani. Per l'occasione è stato presentato anche un cortometraggio dal titolo Dei giorni, realizzato dalla fotografa e documentarista Francesca Commissari. La tratta degli esseri umani è un crimine ripugnante che non è tollerabile in nessuna parte del mondo. Occorre quindi tolleranza zero nei confronti dei trafficanti che continuano a sfruttare e a esercitare violenza sulle persone vulnerabili, in particolare su donne e ragazze. Anche a Ragusa la cooperativa Proxima, in occasione della giornata europea contro la tratta di esseri umani, ha organizzato un incontro con gli studenti dell'Istituto Enrico Fermi di Ragusa. Io penso che questa giornata sia molto importante per dare una consapevolezza ai giovani su cosa accade realmente nel mondo e non farli restare chiusi appunto nei loro pensieri, nelle interazioni esterne che ci arrivano anche a volte attraverso i media. Dal 2003 ad oggi noi abbiamo sempre realizzato progetti in favore di vittime di tratta, progetti che proprio sono realizzati attraverso diverse fasi ad accompagnare la vittima da un percorso di presa di coscienza e consapevolezza della situazione di tratta e sfruttamento ad un percorso di riabilitazione, di integrazione, che chiaramente è un processo molto lungo e complicato. A seguire la documentarista e fotografa Francesca Commissari ha presentato il docufilm The Journey, realizzato sulla base delle esperienze delle ospiti della cooperativa Proxima. Noi normalmente consideriamo la tratta e la migrazione come dei numeri, come delle persone lontane da noi. Il fatto di sentire che persone che in questo caso hanno la stessa età delle ragazze e dei ragazzi che partecipano a questa giornata hanno vissuto determinate, chiamiamole avventure se vogliamo, sfortune, creano maggiore empatia. La giornata si è conclusa con il lancio di palloncini all'insegna dell'hashtag Libera il tuo sogno. E adesso lo sport. Domani alle 11 la KJ Pallamano Ragusa scenderà in campo per la seconda giornata di campionato in Serie B. Il 7, allenato da Saro Cappello, sarà ospitato sul campo dalla Nova Audax a Caltanissetta e dopo l'esordio con sconfitta tra le mura amiche a opera dell'HC Messina, gli Blaze sanno che devono subito recuperare terreno. Come dichiara l'allenatore, non saranno ammessi errori. Per quanto riguarda l'Under 15, invece, l'altra squadra che la società ragusana intende curare al meglio, il campionato prenderà il via la seconda settimana di novembre. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro buona serata e un buon fine settimana.